Ciao a tutti amici di eximat.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare la BV300, mouse da gaming con sensore ottico. Nelle scorse recensioni ed unboxing abbiamo già analizzato il modello V900 che era dotato di sensore laser. Partendo dalla confezione troviamo la classica immagine illustrativa del prodotto, il nome del prodotto, le caratteristiche vengono riportate nella parte nel retro della confezione insieme ad altre immagini illustrative e altre informazioni presenti ai lati della stessa e nel fondo. All'interno della confezione troviamo il classico CD-ROM contenente il driver e software di gestione e una piccola quick start guide, oltre che il mouse stesso, che come possiamo vedere ha dimensioni molto compatte ed un aspetto molto elegante. Partendo dalla parte superiore troviamo una superficie ruvida, colorazione nero opaco praticamente. Nella dorso troviamo il logo della divisione da gaming di Rapu. Al centro troviamo il tasto per lo switch on the fly di DPI, che il sensore ci permetterà di passare da un minimo di 800 ad un massimo di 4000. Classico scroll con una superficie gommata per migliorare la sensibilità durante lo scroll stesso. Nella parte sinistra troviamo questi inserti in plastica lucida e questo piccolo inserto di plastica opaca che si illuminerà di arancione sia nella parte sinistra sia nella parte destra una volta collegato il mouse al computer. Troviamo inoltre tre tasti, sempre con una finitura lucida, G1 a G3, che potranno essere personalizzati tramite software di gestione. Non manca una superficie gommata con delle piccole striature che miglioreranno il grip una volta impugnato il mouse. La superficie, diciamo, il design della parte sinistra è riscontrabile anche in quella di destra. Ovviamente non sono presenti tasti nella parte di destra, ma troviamo la serigrafia del modello del mouse. Nella parte inferiore troviamo quattro mousefit di piccole dimensioni. Al centro troviamo il sensore, come abbiamo detto, un Avago A3090 con DPI impostabili in minimi 800, massimi 4000. Troviamo anche un piccolo pulsante che ci permetterà di passare tra i vari profili. Infine troviamo il classico cavo rivestito in treccia di tessuto, una fascetta in velcro per mantenere il cavo fermo o comunque ordinato quando non lo utilizzeremo. Il connettore USB è placcato in oro ed è dotato del classico cappuccio. Mettiamolo apposta. Con questo quindi è tutto e vi rimandiamo alla recensione scritta con ulteriori immagini sul nostro sito www.eximhardware.com. Un saluto a tutto lo staff.